Ciao a tutti, benvenuti su Cosmo Channel. Guardate che ho qui una macchina Purple dell'Atomstack. Adesso basta, spero che non mi inviano più niente perché non ho più spazio. Si tratta dell'Atomstack A5 Pro. Questa macchina monta un modulo laser M40, quindi da 40 watt di potenza totale, che abbiamo visto con un altro modulo laser dell'Atomstack che la potenza totale è esattamente la metà, quindi 20 watt. Comunque andiamo a testare con una potenza luminosa che va dai 5 ai 5,5 watt. Se vi siete persi il video nel quale testavo un altro modulo laser, vi lascio il link in descrizione e lì capirete che Atomstack mente sulla potenza, ma mente al contrario, cioè dice che è un 5,5 watt invece è un 6 watt, quindi occhio ad Atomstack che mente al contrario. Comunque, bando alle ciance, io l'ho già montata anche perché il montaggio è uguale alle altre macchine Atomstack, 4 viti in meno di mezz'ora si monta tutto. Niente, lo andiamo a testare, più che altro la macchina è uguale a tutte le altre Atomstack, ottima macchina, ottimi materiali, veramente un colore un po' particolare, però è gradevole. Un controller standard, niente di che, niente sicurezze particolari, un 32 bit con firmware GRBL già installato. Quello che mi interessa di queste macchine è il modulo laser, vedere come si comporta il modulo laser, perché ripeto, la struttura, bene o male, sono tutte uguali, sono tutte perfette, molto stabili. Quindi, bando alle ciance, andiamo a testare la potenza reale di questo modulo laser. Monto tutto l'accrocco e vi faccio vedere. È tutto pronto per testare la potenza reale di questo modulo laser. Vi ricordo che Atomstack lo dichiara come un 40 watt di potenza totale con una potenza ottica che varia dai 5 ai 5,5 watt. Vediamo se questi valori sono reali. Il tester è azzerato, stiamo consumando all'incirca 1 watt e niente, è tutto pronto, quindi partiamo. Ok, il fascio laser è puntato esattamente al centro, è fuori fuoco e partiamo. 10%, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100%. Vediamo subito la potenza totale consumata, è all'incirca 24,8 watt, quindi non 40 watt, ma noi questo non importa. La potenza invece ottica ha superato i 5,5 watt, arrivando a 5,8 watt, vedete qui. Quindi ciò che dichiara Atomstack è reale, anzi è sottostimato, e infatti siamo arrivati a 5,82, 81 è stabile. Ora inizierà a scendere perché il sensore si riscalda, il sensore parlo del mio tester, quindi la lettura poi diventa sfalsata. Quindi diciamo che è un 5,8 watt di potenza reale, potenza ottica. Andiamo a vedere cosa taglia e come incide. Utilizzerò il mio solito file di test che vi lascio in descrizione. Mettiamo a fuoco il laser ponendo questa piastrina che ci viene data in confezione tra il laser e il pannello da incidere. Quindi lo appoggiamo così, stringiamo e lo andiamo a togliere. Perfetto. Partiamo con il test di incisione barra taglio. Allora, vediamo come si è comportato. Vediamo subito. Vabbè, naturalmente questi sicuramente li ha tagliati. No, non li ha tagliati. Questi come mai non li ha tagliati? Più o meno, dai. Questo. Questi li ha tagliati, questi no. E questo no. Probabilmente non ha tagliato questi due, li doveva sicuramente tagliare perché qui da questa parte ci sarà un po' più di colla
di colore bianco e quindi ha impedito di tagliare perfettamente. Come vedete, ha quasi tagliato tutto. Ripeto, probabilmente in questo punto c'è un po' di colla in più, anche questo qui ha quasi tagliato. Comunque, vediamo un pochettino. Sì, le scritte sono molto nitide, le linee sono ben definite, vuol dire che il punto di messa a fuoco è veramente molto stretto, incide molto bene a 800 mm al minuto, al 50%, forse anche al 60%, incide bene, dopo inizia a bruciare un pochettino di più, a 600 naturalmente è un po' troppo basso come velocità, quindi ci sta a 1500 mm al minuto, a quasi tutte le potenze ha inciso bene, quindi già probabilmente incidendo a 1200 mm al minuto con una potenza del 60% inciderebbe velocemente e anche bene. Per quanto riguarda il taglio, con un solo passaggio ha inciso a 150 mm al minuto al 90%, all'80% l'ha quasi inciso e naturalmente anche gli altri poi li ha tagliati. Il 30 mm al minuto non so per quale motivo non è riuscito a tagliare, comunque penso che sia problema del pannello. Non sto a dirvi che a due o tre passaggi ha tagliato. Per quanto riguarda invece l'incisione di un'immagine, ha inciso molto bene, probabilmente con una velocità maggiore o probabilmente una potenza minore avrebbe inciso un po' meglio, ha bruciato un pochettino i contorni. Comunque sull'incisione va benissimo. Vi faccio vedere la differenza con l'Atomstack P7, che è quello che ho recensito qualche giorno fa. Come taglio, come potete vedere, è uguale, a parte questi due. Comunque anche a 150 mm al minuto per una potenza dell'80% non ha tagliato neanche questo laser. Vi ricordo che sono più o meno gli stessi laser, anche questo utilizza il laser M40 da 5,9 watt, quasi 6 watt, e il resto è molto molto simile. Forse vedo che questa a 1500 mm al minuto ha inciso un po' meglio l'Atomstack A5, e per il resto sembrano veramente molto molto simili, quindi diciamo che si è comportata molto molto bene. Adesso andiamo a vedere fino a quanto riesco a spingermi nel taglio. Allora, sto provando a tagliare questo pannello di multistrato da 8 mm che comunque con altri laser forse un po' più potenti riesco a tagliare. Ho già fatto qualche prova giusto per vedere un po' le impostazioni giuste, non ci sto riuscendo. Adesso vi faccio vedere l'ultima prova, che ha una potenza del 90%, a velocità 150 mm al minuto, 15 passaggi, veramente troppo, giusto per vedere se riesce a tagliare sto benedetto pannello. Quindi niente, andiamo a vedere se ci riesce. Se non ci riesce, poi andremo direttamente alle conclusioni. Vediamo un po', dubito che ci sia riuscito, infatti guardate, non c'è riuscito, ha lasciato una piccola macchia, ma niente, vabbè niente, diciamo che, vabbè, ve lo dico nelle conclusioni. Ed eccoci giunti alle conclusioni. All'inizio del video non vi ho dato un po' di numeretti, un po' di caratteristiche di questa macchina. Ve li do adesso. Atomstack A5 Pro Plus, che monta un modulo laser chiamato M40, che su carta dovrebbe erogare una potenza ottica tra i 5 e i 5,5 watt. Avete visto che li supera i 5,5 watt, quindi è un ottimo modulo laser. Ha un punto di messa a fuoco un po' più largo rispetto ad altri moduli laser, è un 0,16 x 0,19 mm. Comunque rimane molto molto nitido durante l'incisione. Utilizza 4 lenti per restringere questo punto di fuoco e arriva a una temperatura di 800 gradi, quindi comunque è un laser potente. Adesso vi parlo delle cose che mi sono piaciute e delle cose che non mi sono piaciute. Prima cosa di tutto,
La struttura è un'ottima struttura, tutta in alluminio, molto ben resistente, il colore può piacere o può non piacere. Il controller, un controller standard, funziona benissimo, non ha avuto problemi, anche i movimenti sono fluidi, vuol dire che la meccanica è fatta bene. Quello che non mi è piaciuto di questa struttura e che non mi piace di tante altre strutture è che le aziende che producono queste macchine non installano i limit switch direttamente loro, quindi dobbiamo sempre fare degli accrocchi noi per montarli. Montarli per noi è semplice, quindi figuratevi per loro quanto potrebbe essere semplice dal costo veramente irrisorio, e sono veramente molto utili, quindi Atomstack, per piacere, monta i limit switch anche su queste macchine. Per il resto sulla struttura non ho nient'altro da dirvi, ve la consiglio, molto stabile, mi piace. Parliamo del modulo laser, che è quello che mi interessa di più di queste macchine. Allora, è un buon modulo laser, non costa tanto, ha una buona potenza, una potenza reale tra l'altro. Il punto di messa a fuoco non è molto stretto, ma comunque se vogliamo incidere parole, disegni, va benissimo. Non è naturalmente un modulo laser da taglio. Come avete visto, i 3 mm li taglia molto facilmente, arrivata a 8 mm non taglia più. Ho provato con 15 passaggi, potenza al 100%, avete visto, ho fatto numerose prove, niente, non taglia, quindi 8 mm scordatevelo. Forse arriva a 6 mm, ma ho visto che anche 6 mm potrebbero essere un po' troppi, quindi diciamo che fino ai 5 mm ve lo consiglio, al di sopra lasciate stare. Per il resto non ho nient'altro da dirvi, è una macchina che vi consiglio al giusto prezzo, naturalmente vi lascio il link in descrizione per acquistare questa macchina, mi hanno già fornito un piccolo codice sconto per pagare un po' di meno questa macchina. Prima di lasciarvi però vi ricordo che è uscito il mio libro che parla di fresatrici CNC desktop, come la 3018 per esempio. Quindi se avete una fresatrice o volete acquistarla e non sapete nulla di questo mondo, acquistatelo, perché vi spiegherò tutto su questo mondo. Vi lascio naturalmente il link in descrizione. Ci vediamo al prossimo video, ma prima iscrivetevi al canale, se il video vi è piaciuto lasciate un like e niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao!